che la magia abbia inizio. E si comincia con un bel 1, 2, 3. Ciao, proprio cerchiato! Qui è G di Corner Sandoriano. Finito il calciomercato, Invernale della Samp, fantastico. L'unico aggettivo che mi viene da dire è fantastico. Avrei potuto chiedere poco di meglio. Sinceramente abbiamo rinforzato molto alcuni reparti. Avrei lavorato un filino meglio su altri, ma per come vedo io la Samp in questo momento. Però, per come abbiamo visto negli anni scorsi il calciomercato e come l'abbiamo visto quest'anno, va benissimo. Soprattutto considerando che avevamo pochissimo da spendere, va benissimo, non bene, benissimo. Cominciamo dalle cessioni, mi dispiace, ma meritevole la cessione, anzi, sì, la cessione, ma proprio una rescissione contrattuale con Adrien Silva, che ci permette di risparmiare da qui a fine anno quasi 1 milione di euro, se non sbaglio. Mi dispiace un po' per Dragusin, sono sincero, abbiamo evitato la cessione di Torsby, che anche quella sarebbe stata un po' pericolosa adesso. Avrebbe più senso farlo poi con l'inizio dell'anno. È venuta fuori la notizia che potrebbe essere finita la stagione per Damsgaard, quindi perdere un pezzo così da 90 sarebbe grave per la Samp. Però insomma, abbiamo venduto poco in maniera accurata, che poi penso che per così non era nemmeno nostro, però vabbè. E abbiamo acquistato bene nel giusto. È arrivato Sabiri, che sono molto curioso di vedere, perché ok, l'Ascoli ha fatto molto bene, ma comunque, sai, stando nelle categorie inferiori non sai mai. Sai, dice le soldi in Serie A, vedremo. È una scommessa che io sono convinto che Giampaolo saprà valorizzare. Stesso discorso, ragazzi, per Supriaga. A me gasa tantissimo, lo voglio troppo vedere Supriaga. Tanti dicono il nuovo Shevchenko. Io spero inteso come calciatore, non come allenatore. Detto questo, poi vabbè, su Sensi c'è poco da dire. Io non ci credevo, ma neanche un po'. Fin dall'inizio, cioè, ma figurati se non mi sensibile alla Samp. Poi più la trattativa avanzava, più dicevo, dai che magari, no. Negli anni i miei polli mi hanno abituato a certe figure, come quella per quello dello Young Boys che è appena andato a Venezia. Che vada per Venezia, cioè sinceramente, anche lì, uno che ha fatto gol e assist, grandi prestazioni nel campionato svizzero, ok, capito, ma qui non sei nel campionato svizzero, qua giochi in Serie A, cioè si chiama Serie A per un motivo, ragazzi, il campionato d'eccellenza, non a livello mondiale, ma è comunque uno dei più difficili in cui ambientarsi, soprattutto per gli attaccanti, riesco 1000 volte su prima, anche perché comunque va bene, cifre diverse, prezzi diversi, poi da vedere se avremo anche le disponibilità per riscattarli, però, ragazzi, c'è veramente poco da dire. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che personalmente avrei preferito rinforzare un po' più la fase difensiva che quella offensiva, che già non dico che mi sembra valida e buona, ma discreta. Manca quel qualcosina che magari Sensi o Suriaga potranno dare, o Sabiri, però ecco, sicuramente la Samp si è mossa molto bene, soprattutto considerando la scarsità proprio di fondi, scarsità economica che avevamo da spendere. Cosa più importante, ragazzi, secondo me l'acquisto più importante è stato non acquistare De Frel. Qui lo dico e lo dirò a vita, a me De Frel ha fatto cagare in tutte le partite tranne quella contro Napoli e quella contro Sassuolo. Quando De Frel giocava per la Samp mi ha sempre fatto schifo. Odiatemi se volete, ma a me non è mai piaciuto. Mi dispiace De Frel, ma io lo dico, non mi sei mai piaciuto come attaccante. Hai sbagliato una valanga di gol che erano già fatti, erano solo da buttare dentro. E per me vedere che non abbiamo preso De Frel è stata una soddisfazione incredibile. Anche perché da quando è tornato al Sassuolo non ha fatto un cazzo. Quindi mi dispiace, ma se al Sassuolo trovi meno spazio e meno gol di Scamacca e Raspadori, ma non quelli di quest'anno, ma quelli dell'anno scorso, ragazzo mio, un motivo c'è. Quindi io personalmente sono contentissimo che sia arrivato, ma sono, a parte gli scherzi, sono ancora più contento del bel calciomercato che abbiamo fatto. Questo mi fa pensare che probabilmente negli ultimi anni il nostro calciomercato, soprattutto in entrata, è stato molto fermato da Ferrero.
Perché è caso strano adesso che non abbiamo praticamente un soldo bucato, non abbiamo un presidente che non sia un rappresentante, ecco, riusciamo a fare un calciomercato migliore degli altri anni. Questo mi fa pensare a tante cose. Quindi va bene, ragazzi. Vedremo come andrà. Io sono molto curioso, intanto vedremo già come andrà questo weekend, perché meno male che ricomincia la Serie A. In bocca al lupo, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi numerosi al canale perché arriveranno sempre bei contenuti. Qualche bella novità. Anche con l'anno prossimo, tante belle news. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ciao, popolo blu cerchiato!